Rosso di sangue e di vino di Alessandro Porri, pan di lettere editore. Andiamo a leggere la quarta di copertina, così introduciamo il romanzo. Nelle Langhe piemontesi, Costante Abbena gestisce un'azienda che produce pregiatissimo vino Barolo, un'attività tramandata con amore di padre in figlio. Ad aiutare Costante, storici collaboratori tra cui Domenico, prima fidanzato poi sposo della figlia Anna. Siamo nel periodo fascista, che non ha mai creato particolari problemi all'azienda. L'atmosfera cambia repentinamente al momento dell'entrata in guerra dell'Italia. Le pretese del tenente Celli diventano insostenibili, al punto che un giorno, all'ennesima provocazione, il tenente e i suoi uomini vengono circondati dagli operai dell'azienda che, brandendo forconi, falci e altri strumenti, rispediscono al mittente le assurde richieste, aprendo però una crepa nei rapporti tra le due parti, crepa che poi tutti pagheranno più avanti. Arrivano le leggi razziali e l'alleanza con Hitler, i soprusi diventano sempre più frequenti, il tutto si amplifica ulteriormente quando con l'arrivo degli alleati l'Italia viene spaccata letteralmente in due, con buona parte del nord che rimane in mano all'alleanza nazifascista, mentre il resto del paese viene man mano liberato. Costante e la moglie Maria decidono senza nessun ripensamento da quale parte stare. E non esitano un solo istante a nascondere presso i loro casolari uomini disperati, tra cui una coppia di ebrei, moglie e marito, medico e infermiera, insieme da una vita. Nascondere i coniugi Bassani è molto rischioso. Gli ebrei sono ricercati ovunque. Il tutto va fatto con estrema riservatezza, ma la preziosa arte sanitaria dei due travalica i confini dell'azienda. C'è tanto bisogno. E persone con problemi di salute spesso bussano alla loro porta. Qualcuno che aveva prima usufruito della loro arte, evidentemente, ha creduto bene che vendere questa informazione era la cosa più giusta da fare. Entriamo nel vivo di questo romanzo, dando immediatamente un'immagine, no? Intanto questa bellissima copertina. E io comincerei subito con una riflessione. Come sempre mi prendo degli appunti, quindi se vedete che sbircio è perché effettivamente sto sbirciando. La mia domanda è: può la guerra portare qualche cosa di buono? Sicuramente come fatto in se stesso no, ma può succedere che durante la guerra alcune persone scoprano il significato profondo di parole quali solidarietà, unione, fratellanza, amicizia. Può addirittura portare qualche essere umano a ragionare e a cambiare in meglio. Ecco, questi saranno diciamo, i principali argomenti che faranno da fil rouge a questa puntata. Ho voluto cogliere gli aspetti positivi della guerra. Sembra un ossimoro, detto così, e lo è, ma durante la puntata capirete che cosa io intenda. Ho deciso di raccontare di questa famiglia, di Costante, di Maria Bena, della figlia e del genero, che nonostante i soprusi ha voluto mettere comunque al primo posto la solidarietà. E sebbene loro avessero già una base, rispetto a questo, ci sarà qualcuno che darà loro una lezione ancora più grande. Una persona che nonostante abbia dovuto soccombere di fronte all'atrocità alla quale è stata messa di fronte, ebbene questa donna sorprenderà e stupirà proprio perché quando io dico che quando una persona fondamentalmente buona, difficilmente
può diventare qualche cos'altro. Sicuramente difficilmente può arrivare a fare quello che ha fatto questa donna, lo vedremo, ma andiamo a leggere. Voglio arrivare con calma, voglio leggere con calma e ascoltare soprattutto voi. Mi piacerebbe davvero che si creasse, come spesso succede, questa piacevole conversazione tramite la tastiera, no? Nel capanno degli attrezzi, Domenico attende impaziente la sua Anna. La giornata di lavoro nei campi è terminata e come ogni sera, la sera, da oltre 3 mesi, la stanchezza sembra svanire come per incanto e l'eccitazione nel giovane corpo del ragazzo prende il sopravvento, scacciando via all'istante tutto l'acido lattico che satura i turgidi muscoli. Quando Anna arriva, non si odono voci né parole, solamente un puro linguaggio dei corpi ansimanti e nudi, che con l'avanzare della stagione calda reagiscono, vestendosi di una sottile patina di sudore salato. Tutto attorno un odore di terra, erba e vino che, avvinghiato agli attrezzi e ai muri, fluttua sospeso nell'aria. È l'odore del respiro delle langhe che, unito a loro, crea un'essenza unica e irripetibile, bastante a togliere qualsiasi inibizione. È passione allo stato puro, quasi animale, ma non è assolutamente un viaggiare fine a se stesso. Gli amanti, nel senso aulico del termine, si amano profondamente e la diversa posizione sui gradini della scala sociale è un completarsi a vicenda, un tenero essere complementari. In questa terra c'è un gran rispetto per tutti i ruoli. Nessun produttore di vino, proprietario di pregiati vigneti, potrebbe essere ciò che è senza i suoi fidati uomini e collaboratori. Produrre Barolo di qualità è un'arte. E tutti sanno bene che ogni singolo passaggio deve essere portato avanti con amore e competenza. Ogni anello è fondamentale per creare una catena d'oro, anzi una catena rosso-rubino quasi trasparente. Ora, dopo aver nutrito i ruggenti sensi, c'è pace in quell'alcova campestre e spoglia. Paglia come giaciglio e una soffice coperta a evitare fastidi e pruriti che le prime volte avevano lasciato sulla fresca pelle dei giovani segni difficilmente occultabili. Come per gioco, solamente a questo punto dell'incontro i due si divertono a salutarsi e a rivolgersi la parola. Buonasera, signorina Anna, la trovo in gran forma. Buonasera a lei, signor Domenico, se non ricordo male. Così sembra, pare fin dalla nascita. Cretino che sei, amore mio. Anche lei non scherza, signorina. Sarà che l'amore rende un po' cretini. I due ragazzi restarono abbracciati, fusi insieme come fossero uno. Passarono un'ora così, scambiandosi frasi dolci e raccontandosi la loro giornata. Dalla piccola finestra filtrava una luce sempre più rossa. Era il sole, che scendendo a dare la buonanotte agli amanti, regalava loro il caldo al braccio di fuoco pronto a risorgere il giorno seguente, ancora più ardente. Alcune gocce dell'umida sera condensando scivolavano sull'esterno del vetro, mentre altre, generate dal calore sprigionato dei corpi, le accompagnavano dall'interno. Era come si rincorressero, si sfiorassero, si baciassero. Su alcune di loro, gli ultimi raggi della sera si scomponevano a formare un prisma multicolore. Era tutto così unico nella sua naturalità. L'Italia era in guerra da alcuni giorni. Le paure e i timori di Anna e Domenico, come quelle di molti altri italiani, si rivelarono fondate. La speranza, invece, che la lontananza dai paesi nemici salvaguardasse la nostra patria da controffensive fu totalmente disattesa. Almeno in questa prima fase, i piccoli comuni, compresi quelli delle Langhe, furono risparmiati dai bombardamenti, ma in molte grandi città le sirene degli allarmi bomba risuonarono costantemente come falce piombate dall'alto. Torino,
non molto distante dalla terra del Barolo, si scoprì sotto il fuoco delle bombe già 48 ore dopo la dichiarazione di guerra fatta dal duce. La sua importanza strategica dal punto di vista industriale e non solo le farà raggiungere al termine della guerra il triste primato di città più bombardata d'Italia. Quella mattina di luglio, una camionetta già nota alla famiglia Bena entrò nel cortile antistante il casolare principale dell'azienda. Il tenente Celli, accompagnato ogni volta da un paio di militari, veniva spesso e personalmente a far scorta di vino per la mensa ufficiali della caserma dove prestava servizio a Cuneo. Era passato molto tempo dall'ultima volta e sul volto dei militari si leggeva la tensione accumulata in queste ultime settimane. Il dialogo fu molto freddo rispetto al solito. Il militare, infatti, si dimostrò sprezzante, come se l'essere in guerra nella sua testa avesse aumentato il suo potere relazionale e contrattuale. Neanche il prezioso regalo che il signor Costanti gli fece modificò in meglio l'atmosfera. Signor tenente, le voglio fare un regalo. Prenda queste 3 bottiglie. Sono di un Barolo invecchiato di oltre 10 anni. Una prelibatezza. Le consideri sue personali, nulla a che vedere con il vino che acquistate per la mensa, che comunque per pasteggiare tutti i giorni è senza dubbio il miglior rapporto qualità-prezzo che possiate trovare in tutta la regione. Mi spiace, signor Costante, ma da oggi non possiamo più pagarle la merce. Lo consideri un dono alla patria. Il duce e il re le saranno grati per la sua generosità e come fa e farà lei per il prossimo periodo. Molti altri patrioti sono ben lieti di portare sollievo alle nostre truppe impegnate sul fronte occidentale e in altri campi di battaglia dove stanno sopportando enormi sacrifici per fare la nostra Italia una nazione sempre più importante e rispettata al mondo. Tenente, ma sono 300 litri di buon vino. Noi anche dobbiamo pur vivere. Veniamoci incontro sul prezzo. Lei neanche immagina il sacrificio che c'è dietro questo nettare. Ore ed ore di duro lavoro, senza contare le spese. Si senta onorato e sia orgoglioso di se stesso. Queste sono le disposizioni che abbiamo ricevuto e io ritengo siano più che corrette. Posso dirle che alla fine della guerra, che ci vedrà certamente vittoriosi, le persone che hanno permesso tutto questo e quindi anche voi, verrete rimborsati e risarciti di tutto. Ora devo andare come sempre, è stato un piacere. L'atmosfera si fece pesante. Costante ribadì il suo disaccordo nell'accompagnare il tenente verso l'automezzo. Forse non ci siamo capiti. Questi sono gli ordini e non si discutono. Dovrei anche fare un bel giro nelle vostre vigne. Credo ci siano anche dei bei ragazzotti che dovrebbero essere impegnati in altre cose piuttosto che curare come mammolette queste vigne così belle quanto inutili. Credo che sarebbero molto più utili nei campi di battaglia che su quelli da coltivare. A questo ulteriore affronto, la signora Maria, madre di Anna e moglie di Costante, non riuscì a frenare la sua rabbia e inveì contro quell'uomo che così aveva disprezzato il loro lavoro. Senta, soldatino dei miei stivali, come mai se queste vigne sono così inutili, lei non perde occasione di venirsi a prendere, anzi a rubare, il frutto di questa inutilità? Ma come si permette? Potrei farla arrestare. Si tolga di mezzo, si ricordi che altre donne, 5 anni or sono, hanno donato le loro fedi per il partito fascista, cosa vuole che sia qualche litro di vino? Così facendo, gettò in terra con estrema violenza una delle bottiglie ricevute in regalo. La gettò con talmente tanta rabbia e a pochi centimetri dai piedi della donna che le gambe di lei vennero investite da schizzi rossi ed alcuni frammenti di vetro le provocarono dei piccoli tagli superficiali. La donna, per nulla intimorita, passò 2 dita sulle sue gambe e le portò alla bocca, poi si lasciò andare a un'espressione di gusto prima di trasfigurare il suo sguardo in odio puro. Sua madre si vergognerebbe di lei. Se ne vada via e non si faccia più vedere da queste parti. Io la mia fede ce l'ho ben conservata al mio dito e, come me, il mio sposo, non devo assolutamente prestare giuramenti o sposare il suo partito. La situazione stava degenerando. Nel frattempo, come apparsi dal nulla, si materializzarono usciti dai filari della vigna decine di operai, tra cui Domenico. Stringevano tra le mani i loro attrezzi da lavoro e, senza dire una parola, accerchiarono la camionetta con fare minaccioso. I due militari, ragazzi come loro, impugnarono le armi impauriti. Anna afferrò per un braccio la madre e la tirò indietro. Il padre si mise davanti a loro come a fare scudo con il suo corpo.
Sapete cosa vi dico, cari vignaioli? Ora mi portate qui immediatamente una cassa piena di bottiglie di questo vino così pregiato. Domenico, a quel punto, si staccò dal gruppo degli operai dirigendosi verso il tenente. Il resto dei compagni si avvicinò a tal punto che il loro alito caldo si infrangeva come mare in tempesta sul collo dei militari. Iniziarono sguardi in cagnesco tra i tre militari e i ragazzi con forconi, forbici e roncole non indietreggiarono di un metro. Queste due bottiglie me le riprendo, visto che, come dice lei, non hanno nessun valore. Tanto degli inetti come voi neanche saprebbero apprezzare tali prelibatezze. E poi mi sembra già che il carico sulla camionetta sia un regalo più che consistente, urlò Domenico, a 20 centimetri dal volto del tenente, fissandolo dritto negli occhi. In segno di sfida, poi, diede la schiena agli uomini in divisa e fece quei 10 passi verso Anna, passando sopra i cocci della bottiglia, procurando un rumore stridulo, fastidioso. Sembrava cercasse la provocazione, sperava quasi che uno di loro puntasse verso di lui un'arma, sapeva bene che i suoi amici non gli avrebbero permesso di usarla. Non finisce qui. Pagherete questo affronto. Torneremo e statene pur certi che le cose andranno diversamente. Siamo qui. Quando volete vi faremo vedere queste mammolette come sanno usare i loro attrezzi non solo sulle viti. Qui siamo abituati al colore rosso. Vino o sangue fa poca differenza per noi. Disse Costante, finalmente meno compiacente. I tre montarono sulla loro camionetta e, alzando una nuvola di polvere, partirono in direzione Cuneo. Ho voluto fare due letture consecutive per entrare nella storia, quindi Alessandro, in modo notevole, ha attraversato tutto il periodo della guerra, del momento fascista, con arte, con sapienza, così tanto che si è aggiudicato il primo premio al concorso nazionale indetto dall'Associazione Partigiani Italiani di Varzi. E non solo, ha vinto il premio nazionale Albero Andronico, con il quale si è aggiudicato la pubblicazione del romanzo. Quindi, già solo per questo vale la pena andare a fondo tra queste pagine e leggerlo tutto. Adesso io mi fermo un momento perché ho piacere di ascoltarvi e di vedere e di capire, di leggere che cosa ne pensate dopo questa introduzione, no? Quindi abbiamo una prima immagine molto bella, un incipit molto bello che parla d'amore e secondo me è azzeccato perché aspettandosi un romanzo sulla guerra, il fatto di cominciare con tutto questo amore tra questi due è già un qualcosa di bello e di importante, di interessante. E non voglio imbeccarvi, ho scritto chiaramente qualche commento rispetto a quello che ho appena letto, ma avrei piacere di ascoltare voi. Intanto Alessandro, dimmi. Io intanto ne approfitto per bere un sorso d'acqua. Saluto tutti gli arrivati. Ciao 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 ciao. Claudia Polzoni scrive: magari piccoli squarci di luce tra gli orrori della guerra, chissà. Già. Chiara Maggi, grande Lucia, ciao Chiara! Roberta, ciao! Grazie Alessandro. Hai piacere di commentare queste prime letture, no? Hai piacere di raccontarci un po' come sei entrato in punta di piedi, ma ragazzi, con una. Ha fatto un excursus storico davvero, davvero notevole e non ve lo racconto io perché vorrei proprio che lo compraste e lo leggeste. L'Associazione Partigiani ha spiegato perché ha voluto premiare questo romanzo, eh? Allora, Bruno Volpi scrive: due brani notevoli, letti magistralmente. Grazie, complimenti ad entrambi. Salta Adriana, ciao, scrive: sei stata bravissima nella lettura. Io sono molto incuriosita, mi piacciono molto i romanzi che parlano della guerra. Poi racconta del mio Piemonte, credo proprio che lo cercherò al Salone del Libro sabato. A proposito, io sarò al Salone del Libro domenica, spero davvero di incontrare qualcuno di voi. Allora, la mia riflessione da donna rispetto a queste prime due letture sono fondamentalmente due. Una ve l'ho già detta.
Il fatto di cominciare con l'amore, secondo me, è una cosa bellissima. La seconda è la differenza tra il tenente Celli e i suoi militari, no? I suoi scagnozzi muti, e invece, dall'altra parte, una famiglia che aveva in teoria anche tutte le ragioni per essere un po' spaventata, no? Da quest'irruenza, da queste armi e dalla supponenza del tenente. Invece parlano tutti. Ma la cosa che mi ha colpito di più è stata che è intervenuta Maria, la moglie di Costante, e lui non si è intromesso. Per quanto sicuramente sarà stato preoccupato, questa è una donna che non resiste, no? Di fronte a questo gesto sprezzante, a questi modi di fare sprezzante e poi addirittura questo lancio, della bottiglia, che crea davvero rabbia perché ha buttato via, ha lanciato con violenza il lavoro di tante persone, no? E questa donna, teniamo conto che le donne durante il periodo fascista hanno avuto un ruolo fondamentale, no? E si evince da subito perché nessuno si è permesso di, solo la figlia femmina a un certo punto ha tirato indietro la madre per paura che lei andasse oltre e rischiasse davvero di essere punita o picchiata dal tenente, perché i militari devo dire che sono stati in religioso silenzio. Allora, vedo che avete scritto tantissimo, vediamo un po'. Purtroppo al sole non c'è, potete trovarlo. Ah, ecco, lui scrive: potete trovarlo su Amazon. Allora, Claudia Polsoni, ho immaginato questi lavoratori sentirsi parole così cattive verso il loro lavoro di sacrifici, parole sprezzanti come solo, scusate, ma scorrono veloci. Oh, caspita, perché va di là? Parole sprezzanti come solo è mosso da odio inutile e assurdo. Cosa farà mai questa donna per vincere? Aspetto di leggerlo, Ale. Ah, scusate, come solo chi è mosso dall'odio. Ok. Il lavoro della terra è duro, ancora di più in quel periodo. Era sacrilego sputare su quel lavoro. Manuela, l'immagine del libro mi ha richiamato il film Il profumo del mosto selvatico, ma anche il testo volendo. E poi un grande scrittore come Pavese, quando Alessandro descrive il paesaggio, beh, direi che Ale, partiamo con complimenti, niente male. Niente male. Bene, mi fa piacere che già ci sia questa volontà di condividere e di raccontarsi, e di raccontare le proprie emozioni. Allora, la terza lettura è una delle mie preferite. Inizia raccontando della guerra, quindi, e di ciò che inevitabilmente porta, quindi naturalmente la fame, i bombardamenti, la paura, ma poi continua con la solidarietà tra le genti e il racconto della vendemmia. Dico sempre alle mie allieve quando insegno lettura espressiva quanto sia importante visualizzare ciò che si legge per poter rendere al meglio la lettura ad alta voce. Bene, in questo brano mi sono ritrovata insieme ai lavoratori tra i filari a raccogliere i grappoli d'uva. Ascoltate questo brano e poi lascio spazio nuovamente ai vostri commenti. Direi che è un brano piuttosto lungo, ma vale la pena, davvero. Nel breve volgere di poche settimane, la vita degli italiani fu sconvolta completamente.
La guerra, contrariamente alle previsioni, non fu breve e lo sforzo economico della nazione fu totalmente destinato e concentrato nell'azione bellica. La particolarità di questo momento fu l'impossibilità di dividere fronte esterno da fronte interno. La guerra era ormai praticamente ovunque e così sarà per gli anni a seguire. Il regime comprese a tal proposito come fossero importanti le condizioni psicologiche del popolo sul nostro territorio. Il sentire, lo spirito, le sensazioni di spavento e la forza di resistenza, da tutto questo dipendeva quella che oggi chiameremo la fidelizzazione al regime stesso. La gente abbandonò ben presto quell'ideale di espansione, quella fierezza di patria ad ogni costo. Quando ti trovi a fare i conti con la fame vera, con la cronica e sempre crescente mancanza di cibo, con i bombardamenti che modificano completamente ogni parvenza di vita normale, le priorità personali cambiano inevitabilmente. Non potrebbe davvero essere diversamente. Si viveva con il costante incubo delle sirene che minavano ogni azione e attività compiuta durante il giorno, anche se spesso i bombardamenti avvenivano nelle ore notturne. Il ronzio sordo dei bombardieri, il fischio trapassante del volo delle bombe, il frastuono assordante e quella polvere, quella maledetta e irrespirabile polvere che impiegava ore a depositarsi. Era veramente difficile vivere in queste condizioni. La tenuta psicologica era ad un passo dal tracollo, ma nonostante tutto non ci si poteva fermare. Ogni volta dopo la conta di morti, danni e feriti, bisognava ripartire. Nelle campagne si viveva un po' meglio. I prodotti della terra aiutavano non poco i contadini, che spesso potevano anche usarli come merce di scambio al mercato nero. La solidarietà diventò il motore che fece girare l'Italia in quegli anni, spesso l'unico motore attivo. Gli sfollati, che avevano perso tutto, venivano ospitati da parenti, amici, a volte semplici conoscenti. La disperazione condivisa da sempre unisce e avvicina le genti più di qualsiasi ideale. Per trovare un minimo di serenità, furono in tanti quelli che decisero di allontanarsi dalle città per arrivare nei piccoli borghi e nelle campagne, dove poteva essere più facile trovare una sistemazione e magari anche un lavoro nei campi. Spesso, infatti, la manodopera più giovane e forte era dovuta partire per il fronte. L'azienda agricola degli Abena, con annessa storica cantina, vide passare e sostare tante persone. Tante storie, tanti frammenti di famiglie sfilacciate, talune con la remota speranza di ricomporsi, altre con la certezza che non sarebbero mai più tornate felici come un tempo. C'era chi si fermava per pochi giorni, chi restava per un periodo più lungo, approfittando di un'offerta di lavoro stagionale, e chi restò praticamente per sempre, andando a formare, insieme ai proprietari e agli altri storici braccianti, una sorta di famiglia allargata dove ognuno condivideva le proprie risorse, le proprie conoscenze, le proprie attitudini. L'azienda, che tra proprietari, braccianti e familiari al seguito ospitava circa 15 persone, ora superava le 30 unità stabilmente presenti, una piccola comunità, un micro paese variegato e da un certo punto di vista autosufficiente. Questo avvenne per molte delle aziende nella zona e così accadde che ci fossero rapporti incrociati tra queste e collaborazioni per sfruttare al massimo le risorse a disposizione, risorse essenzialmente umane. Presso Cantina Bena trovarono accoglienza due coniugi di origine ebraica, Eliseo e Dina, lui medico, lei insegnante elementare, ambedue fuggiti miracolosamente dalle persecuzioni. Siamo alla prima settimana di ottobre del 1940. È difficile da spiegare per chi non l'ha mai vissuta in prima persona, ma anche ora, con il futuro nebuloso come aria dopo un bombardamento, con una via d'uscita sempre più velata e indecifrabile, con le macerie dentro e fuori l'anima, il momento della vendemmia nella terra delle langhe è un qualcosa di unico e rivitalizzante. Quei riflessi rossi degli acini, delle foglie, della pelle che si appiccica di zucchero fruttato, attirando moscerini invadenti, quelle ceste che con il passare delle ore diventano sempre più pesanti, quelle merende tutti assieme, raccontando aneddoti negli attimi di pausa.
Tutto questo è il lavoro della terra da queste parti. Il periodo della raccolta è sempre atteso dai produttori con un misto di sensazioni. Da una parte l'eccitazione per il poter toccare con mano il risultato del lavoro di un intero anno, dall'altra il timore per le condizioni meteo e per come se ne uscirà fuori fisicamente, ossia letteralmente sfiniti. Finalmente. Ci si poteva distrarre per qualche giorno, parlare d'altro, allontanarsi per quanto possibile da ciò che stava avvenendo a pochi chilometri dai vigneti. Si poteva parlare di lavoro, di terra. Ci si tornava a vantare della quantità e qualità del proprio raccolto con gli altri produttori. E come ogni anno, ci si divertiva a prendere spietatamente in giro i nuovi giovani braccianti. Ma come in questo periodo, inesperti e improvvisati, la cui gioventù non sposava quasi mai l'esperienza, e alla sera questo mancato matrimonio si faceva sentire con una serie di dolori che attorcigliavano muscoli di cui neanche si sospettava l'esistenza. Una piccola sfilata si avvia tra i filari, in tutto 12 persone, tra cui 3 donne, una bella squadra, pronta a dare il via alla raccolta dei grappoli. La brina del mattino, depositata sulle foglie, forma gocce che riflettono i mattutini raggi solari, rimbalzano mille iride tra l'aria fina e le tracce di nebbia che si alzerà tra poco. Al passaggio dei lavoratori, gocce fresche saltano all'impazzata, una pioggerellina multiforme inumidisce il primo strato di abiti che con l'avanzare della giornata si alleggeriranno. L'azienda è all'avanguardia. Possiede dei trattori tra i più moderni, ma le difficoltà nel reperire carburante ne consigliano un uso limitato. Nella parte più collinare e scoscesa sarà il trattore a trascinare il rimorchio con le ceste d'uva nella parte in piano, si userà invece la forza dei buoi, come avviene dalla notte dei tempi. Tra allegria e stanchezza si va avanti, grappolo dopo grappolo. Costante controlla le operazioni come ha sempre fatto durante la sua trentennale esperienza. Dispensa consigli, richiama la concentrazione quando ci si lascia un po' andare, anche se sempre con tono amichevole e mai autoritario. Si sposta da un punto all'altro del vigneto, incita i più giovani e le 3 ragazze e soprattutto quest'anno, come incitamento, ricorda a tutti la fortuna. La fortuna nell'essere immersi nella natura, al sicuro e in allegria, mentre altri italiani stanno patendo sofferenze inenarrabili al fronte e non solo. Ad un certo punto, dopo aver ascoltato questo discorso per 2 o 3 volte, Luca, il più giovane del gruppo, con tono malinconico ma allo stesso tempo fermo, replica al suo datore di lavoro. Dice che siamo fortunati, signor Costante. Forse da alcuni punti di vista sì, è indubbio, ma nostra madre non c'è più. La nostra famiglia è spezzata e per noi il futuro è davvero incerto. Se ci vede sorridere in alcuni momenti, è solo perché è l'unica arma che ci è rimasta a disposizione. Sorridere alla vita che ci ha urlato contro. Non possiamo fare altro, ma dentro di noi, dietro questo sorriso, c'è una tristezza infinita e tanta paura. Costante rimane davvero colpito da queste parole. Si blocca letteralmente a pensare, e con lui tutti i braccianti che vicino ai due hanno ascoltato quelle parole, parole semplici ma così profonde e vere. Nessuno era, è e sarebbe uscito indenne da quegli anni. Nessuno sarebbe mai più stato lo stesso di un tempo. Nessuno. Vieni qui, ragazzo, disse Costante, che con la sua mole imponente abbracciò il minuto Luca, avvolgendolo di un affetto speciale. Gli diede un bacio sulla fronte e urlò a Maria e Anna di preparare viveri rifocillanti. Erano le 12 ed era giunta l'ora di una pausa ristoratrice. Ragazzi, fermatevi, facciamo una pausa, forza, seguitemi in cortile. Non era questa la solita prassi. Normalmente ci si fermava tra i filari solo qualche minuto, si mangiava un pezzo di pane con un bicchiere di vino, spesso senza sedersi neppure, ma questa vendemmia aveva un sapore particolare. Quelle persone stavano condividendo la loro vita, le loro sofferenze. Non erano semplici lavoratori.
Con sorpresa, arrivati in cortile, si trovarono davanti una tavola imbandita da cui servirsi. C'erano poche cose. Il periodo non permetteva molto, anche perché comunque il lavoro subito dopo li avrebbe aspettati, non potevano appesantirsi molto. Pane, frittate, marmellate fatte in casa, frutta e del buon vino. Mamma, che ne dici se chiamo anche gli altri? Chiese Anna. Mi sembra un'ottima idea. Dai che ti accompagno. Nel volgere di alcuni minuti, quasi tutti gli altri si unirono a condividere il cibo, una comunione di anime, un sentir comune. Fu veramente un momento intenso, quasi sacro. Improvvisamente, qualcosa di estremamente terreno interruppe questa sacralità. I cani cominciarono ad abbaiare insistentemente, una nuvola di polvere in avvicinamento attrasse l'attenzione di tutti. Allora, ho scelto brani lunghi. In realtà ve l'avrei letto tutto, ve lo vorrei leggere tutto, perché davvero ci dà un'immagine così nitida. Non l'avete vissuto anche voi questo momento? Non vi è sembrato di essere lì a mangiare pane, marmellata insieme ai braccianti, insieme ai lavoranti? E questa Anna, questa donna che comunque, caspita, è in pensiero per la sua vita, è innamorata di Domenico, ma non sa che cosa effettivamente la porterà, che cosa porterà questa guerra, dove andranno a finire, eppure comprende quanto sia importante dar manforte, no? Alla sua famiglia, a coloro che lavorano insieme. Insomma, per me è bellissimo questo passo. Mi fermo un momento e lascio la parola a voi. Ah, ciao Iris, ben arrivata. Grazie, sempre bello ascoltarti, bello il testo. Eh sì, Alessandro, devo dire che è proprio bello. Insomma, volete farmi leggere tutto il tempo? Sì, sei riuscita con la tua lettura a trasportarmi in quell'aia. Questi erano i giorni vissuti dai nostri nonni, dai nostri anziani genitori. Sembrano così lontani, ma non lo sono. Quanta ragione hai. E c'è chi sta vivendo adesso tutto questo. Ma ricordo che facilmente e giustamente si può arrivare con questo testo a commuoversi per la tristezza. Io invece ho cercato di commuovermi per la gioia. Cioè, mi sono commossa vivendo questo romanzo davvero dal punto di vista della bontà, della solidarietà, della voglia di star bene nonostante tutto e del desiderio sfrenato di non perdere ciò che per tutta la vita si è cercato di costruire, un'attività, un lavoro importante che chiaramente si pensa vada ai figli, no? E quindi c'è questo anche il nome bellissimo, Costante. Devo dire che in questo romanzo questo nome ha un significato ancora più profondo. Vado avanti, ragazzi, perché ho visto che è tardi e ho ancora tantissime cose da raccontarvi. Non so, faremo due puntate. Nel breve tempo che la camionetta impiegò a percorrere quel viale sconnesso, i coniugi Bassani fecero appena in tempo a lasciare il loro alloggio e correre verso il capanno. Nel preciso istante in cui loro passavano le spalle della costruzione principale, il mezzo militare entrava nel cortile, dove tutti erano raccolti intorno al tavolo. Dalla camionetta scese il tenente Celli, accompagnato questa volta da un militare che indossava una divisa dell'esercito tedesco, oltre a loro altri due giovanissimi militari italiani. I loro sguardi trasparenti lasciavano leggere con facilità i loro sentimenti. Avrebbero fatto volentieri a cambio con quei lavoratori, avrebbero preferito spaccarsi la schiena su e giù tra i filari.
Tutto sarebbe stato meglio di quello che erano stati costretti a fare, e anche se potevano ritenersi più fortunati dei loro commilitoni impegnati in prima linea, sapevano bene che prima o poi sarebbe arrivato anche il loro turno. In cosa posso esservi utile? Chiese Costante al tenente Celli. Ci sono giunte notizie alquanto dettagliate che da voi si nasconderebbero dei cittadini ebrei. Lui sarebbe un medico. Ne sapete niente voi? Magari. Sarebbe proprio utile, calcolando che l'ospedale più vicino è a oltre 80 km e in campagna capita spesso di farsi del male. Comunque, se crede, può dare tranquillamente un'occhiata in giro. Siamo a sua completa disposizione. Nel frattempo le faccio preparare un paio di bottiglie di quelle buone. I giovani militari iniziarono la loro perlustrazione minuziosa. Abbiamo controllato tutte le abitazioni, non c'è traccia delle persone segnalate, disse uno dei giovani militari. Avete controllato anche stalle, ripostigli, fienili, eccetera? No, crede che dobbiamo farlo? Certo che sì, sveglia, potrebbero essere ovunque. Certo, i due ragazzi partirono a razzo. Gli occhi di Anna trasfigurarono in terrore puro. Domenico invece era rimasto nei paraggi del capanno quando uno dei due giovani militi giunse sulla soglia del capanno. Domenico, che poco casualmente si fece trovare a lavorare proprio là attorno, cercò di scoraggiare un controllo minuzioso, ma il ragazzo non ne volle sapere di restare fuori. Là ci sono i maiali, è inutile che controlli, tempo perso. Ci sono anche dei salami a stagionare, ne vorresti mica assaggiare uno? Disse Domenico. Grazie, ma purtroppo devo controllare personalmente. I miei capi sono esigenti e io devo eseguire gli ordini. Il ragazzo entrò, spostò alcuni attrezzi e non fu per nulla felice di trovare moglie e marito abbracciati in un angolo in terra. Cazzo, ma perché proprio a me? Perché proprio io? Forza, alzatevi! Urlò il ragazzo più disperato che contento. Come vi chiamate? E tu stai lontano, urlò il ragazzo Domenico col coltello in mano, si faceva minaccioso. Io sono il dottor Bassani Eliseo, ragazzo. E io sono la signora Bassani Dina. Oh mio Dio, ma lei è la maestra Dina. Ecco perché questo nome mi sembrava già sentito. Mi riconosce. Ma sei Fulvio? Fulvio Esposito? Sì, si lascia abbracciare. I due si strinsero forte. Lei gli accarezzò più volte la testa. Il viso del ragazzo era completamente invaso dalle lacrime, a cui si unirono quelle di lei. Come stai, ragazzo? Maestra, io non so cosa fare adesso. Ma perché proprio lei? Perché proprio io, Fulvio? Dovresti chiederti solamente perché. Io ho un altro ebreo. Cosa cambierebbe? Ma cosa stiamo facendo, maestra? Mi spieghi lei cosa sta accadendo a questo mondo? Io non lo capisco più. In quel medesimo istante, da fuori, la voce dell'altro militare richiamò l'attenzione di Fulvio. Tutto bene? Trovato qualcosa? No, Luigi, tutto ok, non c'è nessuno. Così facendo, le mani dei due si lasciarono lentissimamente, sfiorandosi per l'ultima volta. Lui le fece il segno del silenzio. Lei gli mandò un bacio. Eccomi, niente, possiamo andare. Ma stai piangendo? Ma va, c'è il fieno, raffreddore da fieno, sono allergico, usciamo prima che mi prenda un colpo. Ma non è che stai piangendo per quei salami appesi? Cretino! Ragazzi, aspettatemi qui, disse Domenico, che rientrando velocemente dentro staccò un salame per dividerlo tra i due giovani. Tenete, omaggio della ditta Bena a due giovani della nostra bella e fiera Italia, quella vera. Scusatemi, ma Alessandro scrive: mi sono emozionato di una cosa scritta da me e che conoscevo. Cavolo, che brava che sei, Lucia. Ma grazie, però adesso mi devi dire anche cosa. Io devo andare veloce, ragazzi, devo andare veloce. Mi date soltanto un riscontro se sto leggendo troppo, se preferite, insomma, che io ve la racconti anziché leggerla. Datemi qualche informazione. Intanto io guardo un po' qui. Ora c'è una lettura lunga e è molto delicato questo momento.
In realtà è tutto delicato questo romanzo. Ci succedono cose continuamente. Ve l'ho già detto all'inizio della puntata. Non temiate che io vi stia rovinando la lettura, perché davvero io leggo molto, ma rispetto a quello che ancora Alessandro ha da dire, è un ago in un pagliaio, per rimanere un po' tra stalle e nel tema del romanzo. Allora, attenzione, perché adesso qui succede. Abbiamo parlato della solidarietà, abbiamo parlato di quanto sia importante e quanto si riesca a volte a trovare persone che nelle difficoltà si uniscono, no? Ci sono anche persone però che cercano comunque un loro interesse. E quindi, pur di vivere questo momento drammatico nel modo meno invadente possibile, fanno la spia. Quindi a un certo punto succede questo. Costante, appena scorto il mezzo e messi a fuoco gli occupanti, ebbe un sussulto di puro terrore. Fece un gesto appena accennato a Domenico, che in quel momento, insieme ad Aldo e Vittorio, stavano preparando le botti in un locale laboratorio non distante dalle cantine. C'era qualcosa di sinistro in quell'approssimarsi, una modalità d'approccio diversa dal solito. Niente rumori arroganti, lentamente, di primo mattino e con un mezzo non militare. Era evidente l'intenzione di prendere di sorpresa gli abitanti di quel piccolo borgo rurale. Il tutto ricordava tristemente scene di cui si era sentito parlare negli ultimi giorni. La nera mietitrice si stava avvicinando sempre più a quello che fino a quel momento era rimasto un luogo pacifico, senza spargimenti di sangue. Domenico uscì molto lentamente da una porticina laterale con l'intento di raggiungere i signori Bassani e in qualche modo cercare di metterli in salvo. Questa volta i militari arrivarono con le armi in pugno. Nessuna traccia di vecchi e cordiali rapporti. L'odio aveva resettato le loro memorie. Puntando le moderne falci sui presenti, chiesero lumi sulla presenza di ebrei e rivoltosi partigiani. Portateci dal dottore degli ebrei ed evitate di dire falsità. Sappiamo con certezza che lui e la moglie si nascondono qui da voi, poi decideremo anche quale sarà il vostro destino, visto che li avete protetti fino ad ora, urlò con tono duro Celli. Potete cercare ovunque. Qui non c'è nessun medico, nessun ebreo, tantomeno partigiani rivoltosi. Siamo persone tranquilli e lavoratrici, noi, rispose Costante con sicurezza. Una sicurezza, però, tradita da una forte agitazione. La voce rotta più volte e una sudorazione inconsueta vista l'ora. A quel punto Keller urlò qualcosa con un tono della voce che non poté definirsi propriamente umano. Era come un rumore fastidioso, come un mezzo fischio rabbrividente, come il gesso nuovo che scorre senza rispetto sulla lavagna. Ha detto che se non portate subito qui gli ebrei, li cercherà personalmente e per ognuno che sarà trovato ucciderà due di voi, disse con voce sommessa a Fulvio. Nel silenzio totale di quel mattino purtroppo non poté restare inascoltato. Il cigolio dell'imponente porta della cantina che si apriva per permettere l'entrata e il celarsi degli anziani coniugi. Come due Doberman dalle orecchie appuntite, i due graduati fiutarono il sangue delle loro vittime. Con passo veloce, tenendo sotto tiro Costante, lo invitarono a fare strada verso quella cantina, prima miraggio di salvezza, ora buia trappola per topi indifesi. Giunti dentro i cunicoli, la ricerca cominciò. Per assoluto sfregio, ad ogni passo, i due cani si divertivano a infrangere delle bottiglie, uno schiaffo al lavoro di quella gente, un segno di disprezzo e superiorità. Ridevano, come drogati, come impregnati di follia omicida, sembrava non aspettassero altro che manifestare la loro ferocia. Un rumore attrasse la loro attenzione. I vecchi che avanzavano al buio per non essere scorti urtarono qualcosa.
Subito un primo colpo da parte di Celli verso quella direzione. L'eco in quell'ambiente fu stranissima, fu come se avessero sparato 10 colpi. Seguirono poi 100, 1000 rimbalzi e poi quel diffondersi di rumore di vetro in frantumi. Le due iene presero a bere quel vino da bottiglie rotte, sempre di più sui loro volti quel getto irregolare faceva apparire le loro bocche come cosparse di disordinato sangue, a terra strepozzanghere rosse. Sembrava un girone infernale, degno del miglior Dante, o meglio ancora una trincea di ungarettiana memoria. Improvvisamente si udì da un lato il rumore di passi affrettati. I due vecchi avevano trovato una strada alternativa e stavano scappando verso l'uscita. Ma non poterono evitare il rumore dei piedi sopra i cocci. Furono raggiunti immediatamente. Il Celli puntò la pistola alla tempia del dottore, poi, tra il terrore generale, lo invitò a curargli una ferita che si era procurato con quel macabro gioco. Dovrei prendere i miei strumenti in casa per poterla medicare. Corri, vecchio ebreo, cosa aspetti? E ricorda che la tua adorabile signora è sotto il tiro della mia pistola. Fai in fretta, fammi vedere se sei degno di vivere, se puoi ancora essere utile a qualcosa. Appena il signor Bassani fu fuori, la signora Dina ci mise un misero istante a gridare al marito di fuggire e non tornare indietro da lei. Subito venne colpita da uno schiaffo di Keller in pieno volto che la scaraventò in terra. Fulvio era paralizzato, immobile. Incrociò gli occhi sdegnati degli altri che lo osservavano. Era come lo infilzassero uno ad uno senza pietà, con il disprezzo più assoluto che un essere umano può destinare ad un altro. L'uomo tornò con la sua cassetta di pronto soccorso. Nel frattempo si erano tutti spostati nel cortile e mentre l'anziano curava la mano del Celli, gli altri due tenevano sotto tiro il resto dei presenti. Bravo, vecchio, hai fatto un buon lavoro. Voglio darvi una possibilità. Potete scappare verso i campi, vi do un po' di vantaggio, avete la mia parola d'onore. Ora forza, andate, tu e la tua signora, forza, prima che ci ripensi. I Bassani, tenendosi per mano, corsero verso la vigna, attraversarono il cortile, ma fecero appena in tempo ad affiancare la prima vite, che il Celli alzò la mano appena medicata e fece fuoco, colpendo alla schiena l'uomo. Sparare gli procurò dolore e ordinò a Esposito, Fausto, di fare fuoco sulla donna che nel frattempo si era fermata a prestare soccorso al marito. Il ragazzo alzò l'arma, puntò la canna verso la donna che lo guardò sconfitta, poi all'ultimo istante girò l'arma verso il tenente italiano e sparò in piena testa da pochi centimetri. Venne investito in pieno volto da frammenti di quell'animale. Se li sentiva aderire addosso con disgusto, erano caldi, viscidi. Fu proprio in quel preciso istante, mentre avvertiva la pelle tirare, che ebbe ben chiaro tutto. Anche se non sapeva bene chi fosse, aveva capito sopra ogni dubbio chi non sarebbe mai più voluto essere. L'attimo di stupore che sorprese Keller fu fatale. Venne investito in pieno da una bastonata e crollò al suolo, come corpo morto cade. Non ci fu il tempo e forse neanche la voglia di complimentarsi con quello spaventato ragazzo. Immediatamente si cercò di soccorrere il dottor Bassani, ma per lui purtroppo non ci fu più nulla da fare. Ora bisognava occuparsi di quei corpi a terra, bisognava farli sparire immediatamente, anche se ormai erano testimoni inerti, avevano il potere di essere pericolosi anche da morti. Non ci fu bisogno di parlare, tutti si guardarono e con cenni del viso si promisero l'un l'altro assoluto silenzio e riservatezza sull'accaduto. Fulvio si avvicinò alla sua vecchia maestra, la strinse e si offrì di aiutarla a dare una degna sepoltura al suo caro marito. La donna lo abbracciò, lo fissò negli occhi e gli sussurrò: "Non è mai troppo tardi per cambiare. Lo vedi, caro, si può sempre fare, anche se questa volta avrei preferito che mi avessi lasciato morire insieme al mio amore." Io ho bisogno di un momento, è tardissimo, sulle 19:30, chi vuole vada, ma io devo assolutamente continuare.
Il testo è molto profondo e tu ipnotizzi, tanto sei brava, quindi c'è solo da ascoltarti. Ma grazie, grazie Iris. Evelina, ascoltarti leggere è bellissimo, belle emozioni, grande Alessandro. Wow, grazie, sono veramente contenta che apprezziate perché questo romanzo è notevole, è notevole. Vado, vado perché non posso esimermi, vi devo raccontare ancora una cosa. Dina. Anche quella sera Morfeo non aveva nessuna intenzione di tenere tra le braccia la signora Dina. Come quasi tutte le sere, la moglie del dottore, di cui negli anni era diventata una sorta di assistente infermiera, era seduta dietro la finestra. Una fioca luce appena percepibile da fuori, uno sguardo perso nel vuoto, in direzione di quel punto. Sì, quel maledetto punto. Dove era accaduto quell'efferrato quanto inutile e incomprensibile atto di barbarie. Quella sera, però, rimase sorpresa, all'inizio quasi spaventata, poi però comprese. Un gruppo di persone, quasi in una sorta di processione, si dirigeva verso le cantine, apriva la strada con dei piccoli lumi. Unirono anche Domenico e altre due persone che non riuscì nel buio ad identificare, ma che riconobbe poco più tardi. Decise di seguirli, prese anche lei un lume e dopo aver dato un certo margine di vantaggio al gruppo per non essere vista, li seguì. Stimava quei ragazzi che seguivano un ideale di giustizia, ma allo stesso tempo temeva per la loro sorte, le sembrava così assurdo che bisognasse lottare e spargere sangue, giovane sangue, per ottenere qualcosa che il normale buonsenso avrebbe dovuto concedere naturalmente. Chissà. Se le generazioni future avrebbero compreso il prezzo che giovani ragazzi proprio come loro avrebbero pagato per permettere loro di vivere in democrazia e libertà. Una volta nell'immensa cantina la donna rimase disorientata dal buio, così nero, e dalle tante biforcazioni del percorso decise di andare e imboccarne una quasi a caso. Il destino, il fato, la casualità. Fanno spesso degli strani giochi, le sliding doors che accompagnano la nostra vita sono veramente infinite, come sono infinite le mutazioni che a catena fratallica derivano da queste e coinvolgono decine di persone, alcune conosciute a noi, altre completamente strane. Dovete fare ben cinque scelte di percorso in quei meandri, decine di combinazioni possibili per giungere in un luogo che avrebbe cambiato la vita e la coscienza. Di decine di persone. Rimase quasi di sasso quando la sua fioca luce schiarì il volto di un uomo, la penombra e la barba incolta. Inizialmente non le permisero di riconoscerlo, poi, quando un barlume di chiarore fece luccicare una mostrina metallica dell'uniforme delle SS, tutto le si schiarì in mente. Era proprio lui. Keller era ancora vivo. Rimase letteralmente pietrificata davanti a quell'immagine che ne richiamava alla mente mille altre. Quella doppia S che si stagliava sul colletto destro della giacca era qualcosa di insopportabile per lei. L'uomo era lì, disteso, stanco, denutrito, immerso nei suoi escrementi, incatenato, inerme. Era l'espressione vivente dell'inutilità della guerra, la personificazione del fatto che in guerra non esistono né vincitori né vinti. La donna per istinto e senza timore alcuno si avvicinò e strappò via quel simbolo dalla giacca del tedesco, gli sputò sopra e glielo scaraventò in faccia con inaudita violenza. L'uomo alzò a malapena il volto, la guardò, le fece un timido sorriso e depose nuovamente lo sguardo in basso. Era strano quel sorriso, non era uno di quei sorrisi di scherno, di sfida, di superiorità che era abituata a vedere distribuire da chi indossava quelle divise. Sembrava quasi un sorriso sincero. Ma cosa stava accadendo? Mentre era ancora impregnata dalla rabbia, si stupì di questo suo tollerante e compassionevole pensiero, ma poi, fermandosi a pensare con più profondità, scendendo più a fondo della superficie della pelle, si meravigliò ancora di più dell'odio che un istante prima lei, donna di pace, aveva manifestato. Andò via, scossa da questo confronto diretto con la sua anima, infilò come per magia tutti gli incroci giusti che la portarono immediatamente all'uscita di quel dedalo di cunicoli. Appena fuori, fu rapita da un cielo pieno di stelle, tra cui una,
che pulsava in modo particolare. Rallentò, spense il suo lume per vedere stagliarsi lassù in alto più nitidamente quel battito. Fece un cenno con la sua testa, come a mimare un sì. Chissà con chi stava avendo quel dialogo. Sicuramente con chi sapeva comprendere le sue fragilità. E forse non è così difficile immaginare chi fosse, no? Si fermò in una sorta di raccoglimento, di preghiera, proprio nel punto dove il suo compagno di una vita l'aveva salutata per l'ultima volta. Rimase lì, immobile, a fissare il cielo per un tempo imprecisato, finché una voce familiare la ridestò da quel torpore. Metà novembre, 43. Quella mattina Costante si mise al lavoro di buon'ora. Eravamo giunti a metà novembre, bisognava passare in rassegna la vigna, palmo per palmo. Come spesso faceva prima di organizzare la giornata di lavoro dei suoi operai, Costante si diresse verso la cantina, quella specifica porzione che ormai da tutti quelli informati dei fatti prese l'appellativo di cuccia del tedesco. Era già da alcuni giorni che Costante non aveva più la necessità del sostegno di Argo, il suo cane, tanto erano mal ridotte le condizioni di Keller. La solita cigolante, imponente porta, il solito lume ad attenderlo appena varcato l'ingresso, il solito percorso intricato che per lui invece era assolutamente familiare e riconoscibile. La solita botte per poggiare il lume e quella solita scodella con pane e acqua che solo in rarissimi casi aveva accolto altro cibo. Appena la luce illuminò il militare, Costante rimase di stucco. Ma che cosa diavolo, ma chi si è permesso? Non è stata una sua idea. Assolutamente no. Può scordarselo, ma chi è stato? Keller ora indossava vestiti puliti. Aveva il volto deterso dal sangue e in alcuni punti portava chiari i segni di una medicazione. Il suo giaciglio aveva preso un aspetto più umano di un porcile, come era stato fino a poco tempo prima. Costante lasciò quel luogo pervaso da un sentimento non ben definibile. Sentiva muovere dentro un alternarsi di reazioni completamente opposte tra loro. Si domandava se l'umanità fosse ancora un valore importante. Si rispondeva che sicuramente lo era, ma ciò valeva anche se indirizzata verso persone che si erano macchiate di crimini efferati? Istintivamente verrebbe da rispondere di no, ma se così fosse, cosa distinguerebbe il bene dal male? Quali differenze ci sarebbero tra persone malvagie e persone per bene? Domenico e Fulvio erano pronti. Era giunto per loro il momento di entrare in azione. I ragazzi erano attesi in fondo al viale da un camion dove altri compagni li stavano aspettando. Anna stava abbracciando il suo uomo, donandogli con le lacrime agli occhi le sue ultime raccomandazioni da donna innamorata e da madre. Siete il nostro orgoglio, ragazzi, fate attenzione, disse Costante. Da dietro la finestra Dina mandò un bacio a Fulvio, che la vide e ricambiò il gesto d'affetto. Questo saluto attirò l'attenzione di Costante, che si girò verso la donna e si accorse di alcuni panni stesi sotto la sua finestra. Si avvicinò e riconobbe la divisa di Kay Keller. Inizialmente ebbe qualche difficoltà a riconoscerla perché la donna aveva tolto tutte le mostrine e i segni militari. Così trasformata, aveva quasi la sembianza di abiti comuni. Costante la guardò da vicino. La toccò ancora umida. Si girò poi verso Anna, che nel frattempo si era avvicinata, e gliela mostrò. Le raccontò quello che aveva scoperto solo qualche minuto prima nella cantina e al solo parlarne capì che quella a cui stavano assistendo era una dimostrazione vivente di come si possa mettere in pratica nella vita il valore della pietà, della solidarietà e del perdono. È tardi. È tardissimo. Devo interrompere e chiudo la puntata così. Dio
Mi conceda la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di comprendere sempre la differenza. Dal libro Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut. Rosso di sangue e di vino di Alessandro Porri, pan di lettere editore.